Ok, Eccolo, ecco, pure va io, sì, bene? ok, sì. Perfetto. Ah, sì, perfetto, sì, è Vedi, vero, adesso lo ok. vedo. Comunque Adesso scrivo in lo chat vedo. l'appello. Scrivo Grazie, in chat, vi presenti? sì, no, Ok, d'accordo, per gli d'accordo. interessati che volessero Ok. poi avere. Quindi rifacciamo l'appello, no? No, No, tanto l'appello, adesso voglio provo. dire, possiamo Sì. rifarlo anche adesso se vogliamo. E, Gabriella, se vuoi semplicemente un recall insomma, di chi Allora, c'è. sì. Ok, alle ore 9:30 sono presenti la Presidente Ariano e i consiglieri De Chiara, Biondo, in sostituzione di Gugliotta, Tosatti e la Zazzera. Ok. Ok, Grazie, perfetto. grazie. Di niente, figurati. E abbiamo detto, prosegue l'analisi della proposta. Alle 13:26 la Presidente pone in votazione l'atto comprensivo delle osservazioni elaborate dai commissari. Voti favorevoli: Ariano, De Chiara, Giuliano, La Zazzera, Tosatti. Astenuti nessuno. Contrari nessuno. La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni. Dopo il primo punto del deliberato, che dispone l'unificazione e razione materie della competenza inerente alla gestione di tutte le aree di proprietà di Roma Capitale, concedibili per le attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento, quindi punti verde infanzia, al Dipartimento Tutela Ambientale, quale struttura preposta, inserire il seguente periodo. Riorganizzare pertanto l'intera materia, perseguendo le attività di seguito riportate da considerarsi successive alla previsione di una moratoria dei procedimenti in essere ed in corso di avvio, nelle more dell'attuazione della presente deliberazione. 4. Allora, nel successivo periodo, ora divenuto il terzo punto del deliberato, a seguito della precedente osservazione, laddove ci si riferisca alla o alle conferenze di servizi, aggiungere le seguenti parole: includere la partecipazione del municipio competente per territorio. Nel medesimo periodo, ora divenuto il terzo punto del deliberato, dopo le parole e parchi di divertimento, aggiungere le seguenti parole, cioè ed eventualmente, unificando così il presente periodo con il periodo successivo, che procede con le parole definire in via transattiva. Dopo le parole funzionalmente competenti, aggiungere le seguenti parole e punteggiatura, virgola, laddove queste lo ritengano necessario, virgola. Nel quinto punto del deliberato, risultante dalle già indicate osservazioni, che a seguito di inserimento e unificazione dei periodi precedenti risulta essere lo stesso periodo del documento originario, inserire le seguenti parole: a seguito della de, barra delle conferenza barra conferenze di servizi. Nel sesto punto del deliberato, si suggerisce di eliminare per la Aspetta. definizione di. Sì. No, 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 non stavo parlando di te, scusa, adesso mi Ah! sta attivo l'audio, sì. Stavo parlando mio. Va bene. Allora, beh, cosa a casa? Voi mi sentite, sì? Sì, Cristina, senti, solo una gentilezza, magari dopo aver terminato la lettura, se magari mi leggi solamente la prima parte, perché Dopo sì, finisco di purtroppo. rileggere Sì, quello diciamo per re e certo, per poi mantenere il filo, faccio. certo. Sì, 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 Grazie, sì, sì. No, di scusami, eh. che? No, no, ci mancherebbe. Allora, nel sesto punto del deliberato si suggerisce di eliminare per la definizione di linee guida omogenee destinate ai municipi il riferimento specifico al solo parere espresso in merito al Parco Luneur, tenendone comunque conto nella stesura del documento. E in riferimento agli ultimi due punti del deliberato, laddove ci si riferisca al piano di settore, si suggerisce di collegare i piani di settore al rispetto dei contenuti del piano regolatore, in quanto la ricognizione delle aree e/o lo studio per la definizione delle aree disponibili deve esserne propedeutico anche all'eventuale aggiornamento, onde evitare assegnazioni non pertinenti al piano regolatore stesso. La Presidente Ariano passa all'analisi del punto 3 all'ordine dei lavori ed illustra la proposta. Sentito il parere dei commissari, la Presidente pone in votazione l'atto alle ore 13:55. Voti favorevoli? Nessuno. Voti astenuti? Dichiara la Zazzera Tosatti. Voti contrari? Nessuno. Il consigliere Giuliano, pure presente alla seduta, non partecipa al voto. La Commissione non esprime parere. La Presidente Ariano chiude la seduta alle 13:57. Allora, questa era quindi la scorsa occasione nella quale abbiamo espresso i due pareri, quello sul punto verde infanzia e
e quello appunto sul regolamento capitolino per la disciplina dei servizi pubblici non di linea. Allora, rileggo la parte iniziale. Ovviamente, leggo. Grazie. No, no, ci Sì, mancherebbe, avrei ricominciato solamente. dal pezzo. Sì. Allora, il 28 del mese di aprile 2020 alle ore 11 in videoconferenza si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine lavori. Quindi dicevamo lettura e approvazione dei verbali precedenti, il proseguio della discussione e l'espressione di parere in merito alla proposta relativa all'approvazione delle linee, scusate, di indirizzo finalizzate alla regolarizzazione dell'occupazione di aree pubbliche utilizzate per attività di spettacolo, viaggiante e parchi di divertimento, punti verde infanzia, e l'avvio di discussione ed eventuale espressione di parere in merito alla proposta inviata dal segretariato di iniziativa consiliare avente ad oggetto regolamento capitolino per la disciplina degli servizi pubblici non di linea. Sono presenti Ariano, De Chiara, Giuliano, Biondo in sostituzione di Gugliotta, La Zazzera ed Eugenio Tosatti. Assente Gugliotta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, istruttore amministrativo Leonardo Fugallo. Alle ore 11, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, la presidenta Ariano apre i lavori della commissione e passa al punto 1 all'ordine dei lavori. Non essendo presenti i verbali da approvare, la presidente rinvia il punto ad una prossima seduta utile. La presidenta Ariano passa all'analisi del punto 2 all'ordine dei lavori. La consigliera De Chiara considera le commissioni patrimonio ed ambiente le più attinenti all'argomento trattato. Il consigliere Tosatti condivide. La Presidente illustra quindi la proposta di iniziativa consiliare di cui al punto 2 all'ordine dei lavori. La consigliera De Chiara dà lettura della mozione capitolina inerente l'argomento. La Ok. consigliera Biondo preannuncia la propria astensione nella votazione che seguirà. La Presidente Ariano descrive l'iter cronologico dei passaggi realizzativi previsti nella proposta e le aree interessate dalla stessa. Alle ore 11:30 esce la consigliera Biondo. Segue ampio ed articolato dibattito. Alle ore 11:46 entra la consigliera Biondo. Il consigliere Giuliano mette a disposizione la memoria storica in suo possesso, descrivendo le evoluzioni che hanno caratterizzato negli anni la materia trattata. Alle ore 12:14 esce la consigliera Biondo. Alle ore 12:20 viene interrotta la registrazione per consentire l'intervento della consigliera Tripputi per 12 minuti. Dopo attesa, non essendosi concretizzato l'intervento, riprende la registrazione della seduta. Prosegue l'analisi della proposta. Alle ore 13:26 la Presidente pone in votazione l'atto, comprensivo delle osservazioni elaborate dai commissari. E lì eravamo quindi favorevoli, Ok. Ariano, De Chiara, Giuliano, La Sì, Zanzera, Tosatti, nessuno ok. astenuto. Poi diciamo, forse questa parte, poi delle osservazioni l'avevi sentita. Sì. No, solo se posso apportare una correzione, posso? Avevo detto ambiente e patrimonio, no, patrimonio e ambiente, però vabbè, insomma, concetto. Però essenzialmente era ambiente, ambiente e patrimonio. Non Allora so se facciamo può essere così. fatta un'inversione. Beh, diciamo che le parole sono quelle, quindi semplicemente sì, io non assolutamente. Allora io. Però sono quelle le parole, per l'amor di Dio, non è che non sto Io posso. modificando nulla, era solamente l'ordine della. Diciamo l'ordine proprio, diciamo giustamente. Sì, allora la consigliera De Chiara considera le commissioni ambiente e patrimonio E le più patrimonio, attinenti all'argomento esatto. trattato. Tutto Il qua. consigliere Tosatti condivide. Sì, tutto qua. Non, per il resto Perfetto. nulla da eccepire. Va bene, allora, Grazie, no, nulla, grazie assolutamente no, grazie a voi. Allora facciamo così. Per me il verbale, una volta che verranno verificate le presenze, allora verificate le presenze, se, perché non so se. Buongiorno, che è arrivato Giuliano. Io mi è arrivata una notifica, ma non lo vedo in chat il Sì, messaggio. presente, Sì, perché a volte presente, succede questo. buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Ha scritto Verificate in le chat. presenze da parte, insomma. Sicuramente è così, però io ovviamente non abbiamo sott'occhio il foglio, vero Gabriella? No, non ce l'ho, non me l'ha dato, Da sinceramente, in parte ufficio, sì, no. della segreteria, ma giusto diciamo per pura formalità, quindi quando è. Sì.
Per me il verbale è approvato. Quindi per me il verbale è approvato. È approvato. Mi dai l'autorizzazione a pubblicarlo poi? Sì, l'unica cosa appunto c'è questa inversione nella dichiarazione della consigliera De Chiara tra le parole patrimonio ed ambiente. Ok. Va bene? Sì. Allora, adesso io ritorno a quest'oggi. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori. Mi dovete dare, scusate, io probabilmente dovrò a questo punto guardare la documentazione dal telefonino, perché ho dei problemi con il caricamento dei documenti. Allora, tutti voi avete ricevuto nelle settimane passate il regolamento, scusate, la richiesta di modifica che ci è pervenuta da Roma Servizi per la mobilità. Ora, questo documento, io spero che voi mi possiate seguire e che abbiate sott'occhio la documentazione. Allora, noi vi introduco così l'argomento, così per rifare un pochino, diciamo, il cappello alla questione. Noi abbiamo approfondito la tematica del 503 nell'ambito di tutta la razionalizzazione che oramai ci accompagna dal 2017, ed è infatti una delle linee su cui insomma, si è lavorato e si è cercato di rispondere per quanto possibile a quelle che erano le richieste dei vari comitati, insomma dei cittadini. Ora, lo scorso ottobre si è data attuazione a quel progetto che appunto nel corso di questi ultimi 3 anni ci ha un po' accompagnato, 3 anni e mezzo oramai, ci ha accompagnato a fasi quasi senza soluzione di continuità, ed erano state rilevate delle criticità. Tant'è infatti, qui abbiamo anche una cittadina, diciamo, in funzione di uditrice, che è fra le cittadine appunto che compongono il comitato di quartiere, con il quale abbiamo interloquito per cercare di ovviare ad alcune diciamo problematiche a livello proprio operativo che si erano andate a rilevare. Nel mese di febbraio, se non ricordo male, io mi ero messa insomma da una parte la ricerca con il verbale di quel giorno, mi si è oscurato tutto, quindi per riprendere un po' i discorsi di allora, noi avevamo avuto appunto in commissione ovviamente il comitato di quartiere che ci chiedeva determinate cose, però erano relative soprattutto alla regolarità delle tematiche più pressanti in quei giorni, e la Roma Servizi per la mobilità unitamente al gestore. La linea 503 è infatti una linea che è gestita dall'operatore privato Roma TPL. Siamo riusciti appunto quelle settimane a pervenire ad una diciamo una soluzione, sembrava che stesse andando meglio, poi ovviamente purtroppo c'è stata la situazione Covid che ha nostro malgrado impattato su tutto il trasporto pubblico locale, quindi non solamente su quella linea. Ma veniamo ad oggi. Già nei mesi scorsi appunto si erano rilevate alcune criticità di percorso, delle migliorie da dover effettuare, e quindi abbiamo ribadito nella sede appunto della commissione di febbraio quelli che avrebbero potuto e dovuto essere degli aggiornamenti. Allora, noi qui oggi abbiamo come primo impegno fra di noi commissari quello di valutare appunto la documentazione. Io ho già anticipato che la prossima settimana saranno invitati sia i comitati di quartiere interessati che anche Roma Servizi per la mobilità, così da capire meglio se ci sono delle ulteriori modifiche o comunque delle
delle osservazioni o dei chiarimenti di cui abbiamo necessità, che magari saranno appunto maturati anche nel nostro dibattito di oggi, da riportare loro. Allora, la richiesta di parere appunto parte dal Dipartimento Mobilità, ci arriva ovviamente sulla base di tutta una serie di rilievi che avevamo fatto anche insieme con Roma Servizi. Ovviamente noi quando interloquiamo con Roma Servizi, noi interloquiamo sempre prioritariamente anche con il nostro Dipartimento Mobilità, e in realtà però la progettazione viene fatta appunto da Roma Servizi. L'oggetto di oggi quindi è la richiesta di parere modifica del percorso della linea 503 che ci è stata inviata con riferimento alla proposta di Roma Servizi per la mobilità, perché appunto la proposta progettuale, come vi dicevo, è comunque elaborata dalla Roma Servizi. Per la modifica del percorso della linea 503 pervenuta con l'allegata nota, si comunica quanto segue. Atteso che Roma Servizi ha proposto una variazione di itinerario in andata e ritorno della linea 503 che potrebbe risolvere le difficoltà dell'utenza nelle fermate, nelle quali la linea effettua la sosta in entrambe le direzioni, si richiede a noi di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 6,2. Quindi noi, per cercare di ovviare a quelle che erano le tematiche relative al doppio passaggio di alcune fermate che creavano ed inducevano anche in confusione un pochino l'utilizzo della linea, ci viene richiesto di esprimere la nostra valutazione. Vi chiedo nuovamente, colleghi, se avete già guardato, quindi se avete già fatto la vostra analisi sulle tavole che sono arrivate, o se avete delle cose, delle osservazioni da fare in merito. Quindi io vi chiedo gentilmente, intanto chiedo a ciascuno di voi, che non vedo interventi adesso prenotati, però abbiamo sempre quel problema del fatto che a me la chat spesso non si aggiorna in tempo reale, e quindi vi chiedo se avevate delle... Scusami, Graziani, sì, infatti. Sì, lo ammetto subito. Ok. Allora, vediamo qui. Buongiorno, è arrivato quindi anche un altro cittadino, comitato di quartiere Osteria del Curato. Come stavo dicendo prima, buongiorno, noi la prossima settimana inviteremo proprio fra le persone che faranno parte della commissione e Roma Servizi. Di chi è questo microfono? Elio Graziani? Sì, buongiorno Elio. Buongiorno, buongiorno. Stavo giusto, ecco, a me mi è diventato di nuovo tutto nero, quindi non so se vedete o non vedete. Io vedo solo te. Ah, sì, beh, allora, bella visione. Ciao. Buongiorno. Allora, come dicevamo poco fa, lo ripeto volentieri, noi quest'oggi abbiamo per la prima volta poi utilizzato questa modalità, cioè consentire appunto ai cittadini, anche a chi non è invitato, quindi voi come chiunque altro, di poter partecipare come uditori nella commissione. Che succede? Che quest'oggi noi intanto abbiamo cominciato a valutare, quindi a leggere insieme in commissione quelle che sono le proposte progettuali che ci sono state inviate. La prossima volta verranno invitati i comitati di quartieri interessati, in cui passa la linea, e Roma Servizi per la mobilità. Quindi la prossima volta noi avremo modo di interloquire. In questa occasione, in teoria, appunto, essendo come uditori, io dovrei eventualmente interrompere. Quindi io vi prego tutti. Infatti, dicevo, se ci sono poi delle cose che ci dobbiamo poi chiarire, di appuntarsi magari un momento quelle che sono le domande e eventualmente insomma qualche minuto prima di chiudere l'argomento, magari rapidamente appunto sospendo qualche secondo, chiediamo che se abbiamo qualcosa da chiedere proprio per iscritto, magari già a Roma Servizi, oppure se possiamo insomma sentirci poi in questi giorni. E comunque sappiate che oggi era una prima analisi nell'ambito del dibattito di commissione. Perché? Perché queste sono delle nuove modalità e quindi noi stiamo cercando di approcciare così a questa discussione che ci accompagna da un po' di tempo. Ah, allora, scusate, vedi Fulvio, perdonami, la vedo solo ora il messaggio. Si può mettere il progetto così lo vediamo tutti. Non te lo ritrovi nella posta elettronica? Perché io ho problemi, come ti dicevo, col caricamento dei documenti.
Quindi se no chiedo la cortesia, sì, giro gentilmente, io, no? Sì. Come preferi, Giuliano? Fulvio, apri per favore il... Fulvio? Fulvio? Sì. Dai, tempo, sì. Buongiorno, no, volevo capire, preferisci... No, io ce l'ho, Che ti mando singolarmente? Ah, ok, no, quindi ce l'hai. Era qui, se si poteva caricare, come abbiamo fatto l'altra volta in un'altra commissione, che si sono visti i playground, no? In quella del dove c'era Francesca, che hanno caricato i playground e si vedevano i disegni, tutto lì. Io non lo so fare, però no, non è questo, no, non è tanto perché siccome allora, io la scorsa volta avete visto, siamo riusciti poi a fare il caricamento. Io oggi ho oggettivamente dei problemi perché mi diventa poi, appena tocco un po', e mi diventa tutto nero. Quindi se la collega De Chiara eventualmente su questo mi può aiutare, mi farebbe una cortesia. Però se no, se mi dovreste dare forse... qualche... Sì, allora scusami, sì. Per il discorso di caricare i documenti, tu dici? Se tu riesci, se no mi dovete dare qualche secondo, io mi provo, che dovrei eventualmente disporre. Se ce l'hanno tutti su posta elettronica, uno lo apre e ce l'ha uguale. Se si poteva mettere qui, forse era più comodo tutto lì. Forse Eugenio potrebbe essere un Eugenio. Po' più pratico. Cristina, io non ce l'ho l'atto. No, io sinceramente non lo so. Allora. Non lo so come si fa, Claudia. No, è che... No, io non so, vi dico, io non è che sono molto, molto pratica. No, allora smucino un po', adesso vedo. Sì, no, io avevo quel problema che prima non riuscivo a rientrare nella posta, me lo ero caricato da una parte e non riesco a ritrovare quella cartella, sì, io lo ammetto. Riprovavo ad aprire la posta e mi va praticamente tutto, mi si blocca tutto, quindi non vorrei poi mi cadesse nuovamente la linea. Però se no, se mi date qualche secondo, io spegnendo la telecamera ho meno problemi di dati e lo posso fare tranquillamente. L'unica cosa magari, sì, perché credo che a questo punto dipenda un attimino da questo qui. Quindi, dicevamo... Maria Cristina, posso dire una cosa? Ma sì, certo, dimmi. Io, siccome alle 10.30 c'è la commissione urbanistica del comune sulla storia di Tor Fiscale, che è una cosa importante. Sì, certo. Stavi dicendo che si continuerà questa... Questa la prossima settimana voi sarete invitati? Allora, in quella sede ci sarò senz'altro, però a breve mi devo collegare perché è una cosa che non posso trascurare. Assolutamente, grazie. No, ma ci mancherebbe, no, grazie. A te, assolutamente. Allora, facciamo così, io riapro da qui. Poi fra un pochino, se mi date modo, riprovo a riaprire la posta e così vi carico tutto e ce lo teniamo qui come memoria. Perché come sapete poi tutti i documenti che noi carichiamo rimangono comunque nelle chat delle varie commissioni, quindi noi ci troviamo sempre tutto lì e tutti gli utenti del nostro canale, quindi ovviamente gli utenti interni del canale della piattaforma, hanno possibilità di scaricarli e di reinoltrarli in altre chat. Allora... Sto provando anch'io, Cristina. Mi senti? Sì. Sto provando anch'io perché bisogna scaricare i file sul... Io li devo scaricare sul mio portatile e poi caricarli, perché non ce l'ho scaricati, capito? Va bene, grazie. Ci proviamo. Proviamo. Allora... Sperandovi. Ci dovrebbe essere la descrizione che non si apre. Vediamo un po'. Guardate perché le tavole. Eccoci qui. Allora, io sento dei rumori di sottofondo. Allora, scusatemi di nuovo, rientro nella chat perché vedo le notifiche ma non era aggiornata. Allora, noi abbiamo nella proposta di preliminare le tipologie di intervento. Ah, va bene. Buona giornata a te. Ciao Francesca. Ciao. Allora, la consigliera Francesca Biondo ci deve lasciare. Grazie, a presto.
Noi avevamo quindi questa proposta preliminare, io vi leggo com'è la proposta progettuale che ci è arrivata. Essendo la corsa 503 una linea ordinaria che va da Nagnina Metro A, Cinecittà Metro A, ci dicono che l'intervento sarà di questa natura. Pur avendo già modificata la linea con doppio capolinea, si continuava a presentare la problematica tipica delle circolari che effettuano la stessa fermata in direzioni diverse, con indicazioni quindi fuorvianti del display riguardo l'informazione all'utenza. Per superare la problematica, che abbiamo rilevato in più di un'occasione purtroppo, si è associato il percorso di servizio a Grotte di Gregna al percorso di ritorno, partendo cioè da Cinecittà, anziché quello di andata come è ora. Quindi l'andata sarebbe piazzale della stazione metro Anagnina, via Tuscolana, verso il centro, sottopasso di via Tuscolana verso l'esterno, via Nagnina, Gra, quindi si abbandona l'itinerario nella zona Grotta di Gregna, via del Casale Ferranti, a destra su via San Nicola dell'Alto, a destra su via San Giorgio Morgeto, la rotatoria per uscire su via dei Cinque Frondi, a sinistra su via di Santa Agata di Esaro, a destra su via San Giorgio Morgeto, a sinistra su via San Nicola dell'Alto, a destra su via del Casale Ferranti, fino a svoltare a sinistra su via Mario Broglio, proseguire su via Paul Cézanne, a sinistra su via Campofarnia, inversione sul piazzale posto al civico 166 per restare su via Campofarnia, a destra su via Pellaro, a sinistra su via Lucrezia Romana, a destra si prosegue sulla via delle Capannelle, a sinistra su via Tuscolana verso il centro, poi circonvallazione Tuscolana, via Lenicio Gallo, via Letito Labieno e piazza di Cinecittà. Questo è per l'andata. Per il ritorno. Per il ritorno. Io non so, speriamo, lo so, può sembrare un po' noioso, però in genere queste cose ce le leggiamo insieme quando siamo sul tavolo. Piazza di Cinecittà. Via Tuscolana, via delle Capannelle, via Lucrezia Romana, via Paul Cézanne, via Campofarnia, inversione, poi c'è l'inversione di marcia sul piazzale posto al civico 166, via Campofarnia nuovamente, via Pellaro, via Lucrezia Romana, via Alberto Burri, piazzale Ilia Cieco, via Alberto Burri nuovamente, prosegue dritto su via del Casale Ferranti, via di San Nicola dell'Alto, via San Giorgio Morgeto, via Santa Caterina Albanese, poi fa la rotatoria, via Soveria Mannelli, a destra su via Nagnina, sotto via del Gra, raccordo per via Tuscolana, direzione centro, inversione per restare su via Tuscolana, direzione fuori, via Nagnina, rampa del Gra, svolata a sinistra, sottopasso del Gra, prosegue sulla circonvallazione orientale, la rampa per via Ranuccio Bianchi Bandinelli, di nuovo via Ranuccio Bianchi Bandinelli, via Paolo Orsi, a sinistra su via Lucrezia Romana, circonvallazione orientale, a destra su rampa della circonvallazione orientale, direzione Tuscolana verso il centro, via Tuscolana e piazzale stazione metro Anagnina. Quindi... vabbè, da progetto rimarrà quindi la linea la stessa, quindi stessi orari, attualmente esercita dalle 5 alle 23.30 e rimarrà dalle 5 alle 23.30 e la vettura utilizzata è sempre di quella di tipo urbano da 12 metri. Rimarrà l'intervallo sempre medio di fascia oraria di punta dalle 7 alle 9 come da progetto, cioè attuale e da progetto rimangono invariate sempre di 20 passaggi, come quello in fascia oraria morbida dalle 9 alle 12 dei 23. E il numero delle corse giornaliere, stessa cosa, rimane invariato, rimane a 109. Il numero dei chilometri in realtà con questo giro è di su base annuale di 1500 km in meno, vabbè, si eliminano un paio di passaggetti, però ovviamente questa è la descrizione a parole, il giro potrebbe essere un pochino più chiaro attraverso la visione delle tavole, per i colleghi che ce l'hanno. Chi si ricorda ovviamente...
Chi si ricorda ovviamente, io non, la, quelle che erano diciamo le richieste precedenti o comunque quelli, chi ha comunque dei dubbi, io vi prego nuovamente di intervenire e di dirmi che cosa ne pensate. Grazie. Posso? Tu in teoria no. Perché sei solo uditore. Ah, sostegno. No, solo per cambiare. Perché dovrei, la questione, il problema è questo, che per siccome, dato che comunque non avevo comunque possibilità ancora di interloquire con voi in una maniera, diciamo, almeno così sapete, prima della convocazione in cui ci sarà anche Roma Servizi, più o meno qual è l'approccio che è stato dato, perché ci eravamo già detti anche con Sandra e con Katia, quando ci siamo visti per la questione regolarità del passaggio su Gregna, noi ci vedemmo a febbraio, sulla regolarità del passaggio della corsa, diciamo, intorno alle 7, che spesso purtroppo aveva delle problematiche. Che succede? In quell'occasione ovviamente avevamo riportato quello che era il problema, che è appunto, Elio, la questione dei doppi passaggi, che molte persone non sapevano su quale autobus stessero salendo e quindi magari si trovavano poi al punto di partenza molto spesso. E quindi avevamo rappresentato in quell'occasione la richiesta. Però visto che se si tratta di una cosa veloce, io non interrompo nemmeno e mi dici quello che vuoi dire. No, io volevo capire bene la differenza, perché praticamente vedo che è cambiato il percorso, è lo stesso, forse manca un'attestazione. Sì, è fatto per sarebbe fatto per evitare il passaggio nella medesima, diciamo così, stazione, perché prima dava il problema. Sì, Katia. A questo punto, e facciamo presto. Guarda, Gabriella, facciamo così. Mi fai una cortesia? Stoppo un momento la registrazione, interrompiamo 5 minuti, così almeno facciamo 5 minuti di osservazioni per ricordare il punto dal quale ci siamo partiti tutti e poi riprendiamo, va bene? Okay. Grazie. Va bene, d'accordo. Scusate se vi interrompo, sto cercando di caricare il primo... Uno lo sono riuscita a caricarlo. Grazie, ecco, un secondo piano.